Arrivano i dati dell'inflazione e sono ottimi per il sistema economico perché sono molto più bassi delle attese, ma poi alle 16.30 di oggi, quindi pochissimi minuti fa, arriva il dato sulle scorte di petrolio e non è buono. Analizziamo tutti questi dati, ma soprattutto andiamo a vedere quali criptovalute sono ancora in trend, in uptrend, di quelle che abbiamo visto nei mesi scorsi, ragazzi, quali stanno andando abbastanza bene. Quali sono quelle cripto che ancora mantengono un trend rialzista, per quanto tempo può durare, quali sono i livelli che dobbiamo tenere sotto controllo. Poi aggiorniamo un grafico importantissimo, il rapporto di forza relativa fra Bitcoin e Ethereum, che sta andando a fare un nuovo massimo proprio con l'up dovuta ai mercati, perché la notizia dell'inflazione ha dato uno shock e un forte bump a Bitcoin ed Ethereum, che stanno tentando nuovamente di combattere la loro resistenza primaria, quella a 1.008 e qualcosa per Ethereum e a 24.008 per Bitcoin. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Sugo i pollici, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Andiamo subito a vedere i grafici perché voglio fare un video più snello. Tra le altre cose, proprio in uscita dei dati, ho fatto una live sul mio canale Telegram in diretta proprio per il commento dei dati dell'inflazione. Abbiamo scherzato un po' con gli utenti, è stato carinissimo. Ragazzi, vi lascio il link del canale Telegram, è gratuito in descrizione, trovate il live, la live pubblicata con il video che si può vedere. È stato un esperimento, vediamo come vanno, vediamo se piacciono e le facciamo magari spesso, perché magari quello è un canale dove possiamo fare queste live così estemporanee, veloci, istantanee, proprio per il commento dei dati. Va bene ragazzi, allora stiamo sui grafici, andiamo ad analizzare prima di tutto quello che è successo da un punto di vista di dati sul calendario economico. Questi sono i dati dell'inflazione, li ho già commentati in parte nel video live che vi dicevo in diretta, ma con voi facciamo il punto della situazione oggi. Quello che è uscito fuori dalle 14.30 orario Italia e 16.30 orario Italia, sono usciti questi dati che sono molto impattanti, perché in particolar modo il mercato ha preso alla gran lunga molto bene questo dato sul IPC, quindi l'indice dei prezzi al consumo mensile di luglio, che non solo rallenta rispetto al precedente che era alto a 1,3, ma oltre a rallentare, ragazzi, addirittura arriva a 0, quindi segno che l'inflazione è sotto controllo. In pratica hanno bloccato il tasso di inflazione dei prezzi per il mese di luglio, tant'è vero che i prezzi non sono saliti, sono azzerati addirittura, mentre si aspettava un livello superiore, 1,02. Poi quello che è l'IPC invece annuale rimane comunque più basso delle aspettative, quindi discretamente meglio questa cosa, però ragazzi è sempre molto vicino al dato previsto 8,5, ma con un livello di IPC mensile che è praticamente zero, questo dato, se dovessimo avere degli aggiornamenti poi nei prossimi mesi del tasso di inflazione sempre a zero, probabilmente si ridurrà con un 5% magari alla fine dell'anno. Quindi questo è un dato molto positivo, perché significa che la Fed sta agendo molto bene, che il controllo dell'inflazione avviene assolutamente, che la Fed non ha perso la mano sul tasso di inflazione, che i prezzi riescono ad essere calmierati. C'è però una controparte che è molto importante, cioè le scorte del petrolio greggio, ragazzi, che sono molto rilevanti per andare a identificare quello che è la questione legata invece al tasso di recessione, cioè quanto stiamo andando in recessione, almeno negli Stati Uniti e poi di conseguenza l'intera Europa fra qualche mese, sì o no. Allora, il tasso di recessione, ragazzi, è diciamo come fattore di recessivo, questo dato è molto negativo, perché il mercato si attendeva una riduzione delle scorte di petrolio a 0,073 addirittura. Questo che significa? Riduzione delle scorte significa che il petrolio viene utilizzato, quindi c'è molta richiesta di petrolio, quindi c'è molta attività produttiva, perciò non c'è recessione. Invece addirittura le scorte sono aumentate in maniera considerevole, questo è indice del fatto che la macchina economica si è bloccata, tant'è vero che non sta richiedendo le scorte di materie prime. Quindi questo è un dato fortemente negativo per i mercati nel medio periodo, perché è un dato che ci indica che stiamo andando in recessione, fortemente in recessione, però dall'altra parte, ragazzi, i mercati non l'hanno presa malissimo, perché significa anche che avendo la recessione alle porte, la Fed non può agire molto profondamente sui tassi di interesse. Quindi da una parte inflazione sotto controllo, sembrerebbe, il dato è positivo, più recessione pesante che sembra arrivare,
probabile che la Fed decida che nei prossimi rialzi dei tassi siano più blandi. Questo è quello che sta scontando il mercato ed è quello che è avvenuto, tanto è vero che abbiamo visto Bitcoin, Ethereum, le cripto in generale e il Nasdaq 100, l'S&P 500 salire in maniera abbastanza vistosa. Vi faccio vedere, tra le altre cose, in maniera estremamente simpatica l'impennata proprio dovuta alla fuoriuscita dei dati, come avvengono insomma queste cose. Vedete, questi sono i dati, ragazzi, sulla tasso di inflazione, guardate l'impennata proprio di Bitcoin, l'uscita di questi dati, e poi alle 4:30 questa fase un pochettino titubante, proprio perché vedete è iniziata, sono usciti i dati sul petrolio, il mercato un po' si è fermato a riflettere, però sembra che stia mantenendo comunque il suo naturale tasso di crescita. Vediamo anche Nasdaq 100 che si spinge a nuovi massimi di giornata in questo momento, ma tra le altre cose vicino ai massimi relativi di periodo, perché quando vi faccio vedere il grafico in generale con Nasdaq 100 praticamente sta continuando questo suo trend abbastanza lineare, che però vede un livello in questo momento di resistenza proprio nell'ultimo massimo, quello fatto l'8 agosto, che è vicinissimo, ragazzi, quindi è probabile che tra oggi e domani magari vada a breccare questo massimo. Qual è il punto di in cui Nasdaq 100 potrebbe magari bloccare la sua fase di rialzo? No, intanto c'è il livello di resistenza proprio madre, che è questo qui, 15.003, ma è altissimo, come dicevo, sopra questo sicuramente è iniziato un nuovo ciclo annuale. E per Nasdaq 100 ne ho parlato nel video di lunedì, andatelo a guardare, ragazzi, così non ci dilunghiamo. Questo invece è un altro livello molto rilevante, un livello di equilibrio, questo invece è un pullback naturale che il mercato ha fatto. Allora, ci troviamo davanti ad una finestra importante, dati positivi che quindi hanno spinto e hanno dato il là ai mercati, ma dall'altro punto di vista i mercati devono continuare questa fase. Quindi siamo alla scadenza ciclica di metà agosto, che doveva essere una fase di massimo per i mercati. Sembra che i mercati la stiano disegnando proprio esattamente così, quindi attenzioniamo molto bene i prossimi giorni, perché se le cose dovessero rigirare e andar male, probabilmente i mercati poi la prenderanno maluccio, perché dopo dati positivi di questo tipo, se non si riesce insomma a sfondare questi livelli di supporto, allora poi diventa complicato e quindi i mercati reagiscono male, perché si impanicano, insomma solitamente fanno così. Andiamo a vedere però, al di là di Nasdaq eccetera, andiamo a vedere quello che è successo invece sulle criptovalute che ci interessavano di più e che abbiamo tenuto sotto stretta osservazione nella scorse settimane, tutte di gran lunga con segno positivissimo. Molto bene alcune criptovalute come Uniswap, Aave e NEAR, che sta performando alla grande, ragazzi. Vi ricordo che tutte queste cripto erano cripto che vi avevo indicato un mesetto fa più o meno come da tenere sotto stretta osservazione, alcune per l'ottimo approccio grafico che avevano, e altre invece che avevano addirittura dei trend estremamente rilevanti. Avevo aggiunto qualche cripto del Web3 e altre cripto ai rischi invece del DEX, che sono andate praticamente tutte molto bene, ragazzi. In particolar modo volevo farvi vedere anche TRB, che proprio nella giornata di ieri ha stampato un più 31% in un solo giorno, confermando alla perfezione tutto quello che ci eravamo detti anche in questo video. Questa è una criptovaluta ipervolatile, ragazzi, quindi ovviamente una capitalizzazione molto bassa, andava gestita veramente con le pinze, ne ho parlato in quel video, ma è andato tutto benissimo. Mi ha stupito invece molto NEAR, che continua la sua scalata ed è arrivata finalmente al suo primo livello di resistenza rilevante, cioè il minimo che coincide con questa zona qui, che poi ha tenuto, diciamo, sotto scacco NEAR per un po'. Ora, ragazzi, ancora una volta, qui non abbiamo idea se sia stato chiuso un ciclo annuale in questo punto. Sembra che il mercato, diciamo, dovesse andare a chiudere un'altra zona inferiore e fare un nuovo minimo, un doppio minimo, però questa fase rialzista è veramente molto impattante, molto volatile, quindi molto ampia, e quindi è possibilissimo che i mercati lì abbiano iniziato proprio una nuova fase, soprattutto perché queste criptovalute molto piccole, iper volatili, analisi ciclica, ragazzi, lascia un po' il tempo che trova, quindi bisogna analizzarla con le pinze. Quindi potrebbe essere per esempio una cosa di questo tipo, un ciclo annuale corto da 330, in quel caso probabilmente avremo poi da riflettere nei mesi prossimi, ma intanto prima aspettiamo. Quindi io al momento lascio comunque questa scadenza intorno, se lo facciamo identico al precedente, intorno a fine settembre, e vediamo come va. Però sembrerebbe proprio che da qui si è iniziato un ciclo abbastanza rilevante.
Vedremo un po', ragazzi, perché i mercati cripto ci hanno anche abituato a forti oscillazioni, forti sbalzi. Io sono ancora long su queste cripto, qualora dovessi poi invertire e dovesse invertire il trend, per esempio andrò in trailing stop e chiuderò queste operazioni. Questa è un'operazione long, sono andate abbastanza bene anche su Ape, che però non ho aggiorna i massimi che ha fatto qualche tempo fa. SNX ci riprova perché si appoggia sulle due medie, riprova, però vedete ancora una volta come hanno trovato queste cripto, hanno trovato dei livelli di resistenza tutto sommato intorno a queste zone, quindi è vero che stanno dimostrando di essere abbastanza snelle, però molto comunque vicine alla zona di congestione, cioè non è che qui abbiamo ripreso un trend, mentre invece Uniswap per esempio è messa molto bene, molto meglio, perché per esempio questa zona è una specie di doppio massimo, quindi potrebbe tranquillamente sfondare questa parte e tornare nuovamente a salire. Attenzione che poi su Uniswap questo è il prossimo livello di resistenza, $12, ma teoricamente non abbiamo granché, perché è vero che qui c'è questa fase, ma è una fase più di congestione che di altro. Il vero resistenza è questa zona, questa è in alto, che sono $12, quindi ancora molto forte Uniswap, così come Aave, ragazzi, che ha fatto un nuovo massimo relativo proprio in questa fase, quindi anche Aave dice la sua. E quanto, a dire la verità, ragazzi, è andata estremamente bene dopo quel video che avevamo fatto nei giorni scorsi. È stata molto difficile questa cripto, perché qui nella giornata di 26 luglio ha tentato in sostanza di breccare le medie, ma poi ha fatto un 50% con un nuovo ciclo mensile, veramente interessantissima, bellissima criptovaluta, un po' troppo capitalizzata per i miei gusti vista la tipologia del progetto, ma molto molto bella. ENS, cavallo di battaglia, ancora stenta un po' come le altre, e Matic la stessa cosa, in barra di congestione. Tutte queste cripto comunque restano abbastanza valide, ragazzi, ed Ethereum invece stampa un nuovo massimo relativo. Questo è molto indicativo del fatto che la forza relativa fra Ethereum e BTC si allarga ancora una volta, ed Ethereum probabilmente sta subendo l'effetto fork di cui vi ho parlato nel precedente video, cioè l'effetto che qualora noi dovessimo arrivare ad un fork di Ethereum con un Ethereum seguito dai miners e un Ethereum invece solo POS, è sostenuto dagli exchange in questione, gli exchange regaleranno, ci sarà praticamente uno sdoppiamento con una doppia coin, la coin quella originale che resterà con i miners, l'hardware e il POW, quindi il proof of work, e poi la coin invece nuova che andrà in merge con il proof of stake, che probabilmente sarà quella sostenuta anche da tutti i progetti, le DApp eccetera che ci sono dietro, e che quindi avrà il valore attuale di Ethereum, mentre l'altra probabilmente stoppiata sarà utilizzata a modo di speculazione, ragazzi. Però questo cosa implica? Implica che avere Ethereum in portafoglio prima del fork è praticamente come avere un airdrop, come avere un regalo dal mercato, quindi elicotter money, un nuovo regalo. Forza spinta di Ethereum di questi ultimo mese e mezzo dipende proprio da questo, ed è interessantissima questa cosa qui, perché sembra che alcuni exchange stiano proprio valutando questa questione. Se non che in un modo o nell'altro Ethereum sta facendo nuovi massimi, quindi non si può dire niente alla regione del cripto. Difficile da tradare anche in questo caso per una serie di motivi, perché fa comunque su e giù abbastanza imponenti, quindi comunque è una coin complicata, però già il superamento che sta avendo nella giornata di oggi, se confermato incluso, è un breakout a tutti gli effetti di questo livello, che era il livello, vedete, questa zona qui che aveva provato a breccare ma senza riuscire, che era il livello coincidente del minimo di luglio scorso, del luglio 2020, non luglio di quest'anno, 2021 scusate, quindi del ciclo annuale. Il rientro al di sopra di questo minimo è molto rilevante. C'è anche da dire, ragazzi, che questa è una zona di pullback e bisogna attenzionarla in maniera estremamente importante, proprio perché se dovesse finire da un momento all'altro questa spinta e invertire il trend da qui diventa pericolosissimo. Quindi questo è un trend che deve essere mantenuto, magari non così, ma magari in barra di congestione va benissimo. L'importante è che magari faccia una cosa del genere se si vuole mantenere, perché solo da un atteggiamento del genere può scaturire poi una nuova struttura fatta in un certo modo, perché se da qui dovesse iniziare ad invertire, ragazzi, poi si può tranquillamente scendere sotto i minimi, perché in realtà vedete gli string che sono tutti costruiti in questo modo e insomma sembra la figura di continuazione classica che Ethereum sta disegnando. Quindi questa zona è molto importante, perché è proprio questi giorni che dettano poi se questo movimento potrà continuare
su queste cripto sì o no, è fondamentale. Andiamo a vedere poi il cambio, come promesso, Ethereum BTC, che comunque incide anche, impatta molto sulla famosa dominance, che non prende pace, ragazzi, inutile dirlo. Questa fase ribassista della dominance su Bitcoin è estremamente brutta. E non vi nascondo che è significativa sul fatto come Bitcoin non sia più attrattivo rispetto alle altcoin. Se dovesse continuare una cosa del genere, dovremmo prenderne atto, perché una dominance così debole all'inizio di un ciclo annuale non me l'aspettavo, sono sincero. Abbiamo raggiunto il target, sicuramente, va bene, ma io mi aspettavo che comunque la dominance reggesse di più, mentre è praticamente ritornata indietro a maggio, nell'arco di pochissimo tempo, dopo aver raggiunto i massimi di giugno, facendo un ribasso del 15%, ragazzi, 15-40, che sulla dominance è una cifra abnorme di Bitcoin. Quindi Bitcoin si è praticamente rimesso nella barra di congestione dove stava precedentemente, quindi fin tanto che, in pratica, adesso possiamo anche ragionare questi livelli, fin tanto che non verrà mai breccato questa linea, questa è una barra di congestione che non sappiamo se sia di accumulazione, nuova accumulazione o redistribuzione. In ogni caso dimostra che Bitcoin non ha assolutamente forza rispetto alle cripto, e la cosa è molto strana considerando anche che siamo in bear market, e questo dobbiamo dirlo, e va preso atto, ragazzi, di questo, perché i mercati hanno sempre ragione. È vero che ancora siamo in barra di congestione, è vero che ancora stiamo parlando di pochi mesi, quindi non è una questione di lungo periodo, però è anche vero che tapparsi la faccia, cioè le mani, davanti a queste cose è stupido, no? E dobbiamo prenderne in considerazione questa cosa, perché magari l'uscita degli istituzionali come Tesla eccetera ha impattato in maniera negativa. Solo un'inversione di questo grafico, ragazzi, riporta Bitcoin agli albori, quindi un'inversione che deve essere anche sostenuta e soprattutto superare il 50% di dominance, che a quanto sembra, ragazzi, è difficile. Poi ovvio, questo è il mio target per questo annuale, 54-55%, lo potrebbe fare nella seconda parte del ciclo annuale, quindi da settembre-ottobre in poi. C'è tempo, ci mancherebbe, c'è assolutamente tempo, ma è sceso veramente tanto, non mi aspettavo scendesse mai al di sotto dei 44-45, e segno proprio che la questione si è anche andata a impattare molto con Ethereum. Guardate infatti il grafico Ethereum BTC di forza relativa della regina delle cripto, come ha guadagnato il 55% su Bitcoin, ragazzi. Ethereum 55% su Bitcoin, quindi insomma qui c'è stato un movimento notevole, assolutamente non atteso, perché dopo il breakout che era avvenuto della zona 0.055, non confermato perché ci ha cincischiato, poi è rientrato, ma questa fase di ripresa è molto consistente e sicuramente prelude all'inizio di un nuovo ciclo annuale anche su questo tipo di grafico, nuovo ciclo annuale che si poteva assolutamente avere perché siamo con la scadenza tecnica dei giorni accettabili, quindi 448. Quindi questo è sicuramente un nuovo ciclo annuale di Bitcoin di Ethereum contro Bitcoin, ed è molto molto significativo il fatto che stia facendo una bella struttura di massimo. Questo ciclo si conclude a settembre / dicembre del 2023, quindi in questa fase qui, e teoricamente tutto sta proprio nella gestione di questo ciclo annuale tra Bitcoin ed Ethereum, che si giocano le carte, perché ragazzi un breakout notevole, un massimo addirittura al di sopra di questo livello di 0.10 di Ethereum configura un probabile, non dico flipping, ma quasi, ragazzi, un pareggio di Ethereum contro Bitcoin. Quindi se questo trend dovesse continuare dobbiamo prenderne atto, perché va preso atto. Al momento io seguo ancora la mia idea principale, cioè il fatto che questo ciclo non possa andare a superare questo massimo, comunque stia vicino a questa zona di massimo precedentemente fatta, però devo essere sincero, è molto forte questo trend qui iniziale, quindi va assolutamente preso in considerazione. Considerate che qui siamo sul trend daily, adesso vi faccio vedere il weekly, e stiamo sparandoci 1, 2, 3, 4, 5, 6 settimane verdi di Ethereum contro BTC. Sicuramente è ancora in barra di congestione, come vedete, però è significativo perché non cambia proprio trend, quindi qui è invertito un po' tutto il trend di breve. Da un punto di vista ciclico siamo a 56 giorni, quindi ci sta tutto, considerate almeno un trimestrale qui, quindi almeno 90 giorni circa, e teoricamente se Ethereum dovesse fare il massimo
contro BTC, tra poco dovremmo assistere poi alla chiusura di questo movimento. Anche questa fase qui la sto prendendo in seriamente in seria considerazione proprio per le mie analisi, tant'è vero che ancora ho aperto lo short su Ethereum che compensa l'edge delle altcoin che vi ho fatto vedere prima che sono long, lo short che però verrà chiuso probabilmente nella giornata di oggi se Ethereum continua ad andare molto su, oppure lo edge, cioè faccio un'operazione ragazzi di breve e long su Ethereum della stessa entità e la gestisco a parte in modo tale da non chiudere quello short ma in pratica azzerarlo e gestire con due strategie diverse. Su questo poi ci ragiono, però il concetto di fondo è sempre lo stesso ragazzi. Questa è una fase molto delicata, nei prossimi giorni dovremmo capire se questi dati che hanno spinto oggi i mercati al rialzo saranno sostenibili per i mercati stessi già da domani. Siamo nella metà di agosto e la metà di agosto sta dando interessanti informazioni per il massimo storico che attendevamo, massimo relativo scusate, che attendevamo, e da qui in poi però il gioco si fa duro perché poi i mercati devono camminare con le loro gambine perché i dati sono positivi ma anche no perché c'è la recessione. Bisogna capire cosa succede con la questione Cina che è delicatissima ragazzi, siamo ad agosto, c'è tanta carne al fuoco, trend is your friend. Ma è un mercato molto complesso quello degli ultimi anni e anche proprio per questo ragazzi molto molto bello starci perché si impara veramente tantissimo. Fatemi sapere voi se siete riusciti a cavalcare l'onda di questo pump della news e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao.